continuazione rialzista e c'è una divergenza di continuazione ribassista. Io già questa mattina ho preparato dei grafici attraverso la piattaforma proprio della FX del nostro broker di riferimento, prendendo spunto ad esempio il time frame giornaliero di questo cross che vedete, di questo cambio originale euro-dollaro, ripeto, time frame giornaliero, e andiamo a vedere come queste divergenze si materializzano poi sul mercato. Ebbene, sappiamo che l'oscillatore, lo stocastico, segue nel suo oscillare attraverso questi livelli soglia 0 e 100, ma soprattutto 20 e 80, i cosiddetti livelli soglia di ipercomprati e di ipervenduto, ripeto, segue in maniera classica l'azione del prezzo. Laddove il mercato mi va a fare un massimo, ecco che l'oscillatore mi va a fare un massimo. Laddove il prezzo mi va a formare un minimo, ecco che l'oscillatore mi forma un nuovo minimo. Questo è un po' l'andamento classico dell'oscillatore rispetto ai prezzi. Non potrebbe essere altrimenti, signori, visto che è un derivato dei prezzi, viene costruito proprio sui prezzi. Ma ci sono delle volte in cui, dei casi in cui questo non accade, ovvero prendendo spunto il primo tipo di divergenza che andiamo ad osservare, quindi la divergenza di inversione rialzista, succede il caso in cui il mercato continua a fare sì dei minimi di volta in volta decrescenti, come ad esempio in questo caso, vedete che questo minimo è inferiore al minimo precedente, ma l'oscillatore, lo stocastico in questo caso, va a formare dei minimi di volta in volta crescenti. Lo ripeto, vedete questi minimi decrescenti sui prezzi, ma l'oscillatore forma dei minimi crescenti di volta in volta. Non andiamo a discutere come, ragazzi, si forma, come viene costruito lo stocastico. A noi piace davvero, come dice Giulio, mettere le mani in pasta e quindi andare alle informazioni, alle indicazioni chiare e che ci aiutano davvero poi a fare il nostro trading quotidiano su tutti i mercati finanziari. Ebbene, vedete in questo caso come appunto i prezzi formino dei minimi di volta in volta decrescenti, ma l'oscillatore segnali una divergenza formando dei minimi crescenti. Ebbene, signori, questa è una classica divergenza di inversione rialzista. È un po' come se l'oscillatore vi dicesse attenzione, attenzione, perché quello che sta facendo il mercato adesso potrebbe finire. Attenzione, perché questa formazione di minimi decrescenti, quindi questo trend ribassista, potrebbe avere i giorni contati, siamo su un time frame daily, potrebbe avere i giorni contati e potrebbe arrivare un'inversione. Ecco questa potenziale inversione, questa indicazione anticipatrice, oserei quasi dire, dell'azione del prezzo, ci viene proprio data da questa divergenza di inversione rialzista, con i minimi dei prezzi che scendono, ma i minimi dell'oscillatore che salgono. È un po' come la spia del carburante, ragazzi, quando siete in macchina e vi segna la riserva, no? Vi dice occhio che la macchina potrebbe andare ancora un po', ma se non ti fermi a fare il pieno hai veramente i chilometri contati. Ecco una divergenza, in questo caso rialzista, divergenza di inversione rialzista, è proprio la spia del vostro cruscotto che vi dice attenzione che quello che sta facendo il mercato potrebbe non essere più valido da qui in poi. Non è detto che succeda, ma veramente quando sul mercato andiamo a osservare questo comportamento anomalo, questa inefficienza dell'oscillatore rispetto all'azione del prezzo, ecco che si viene a concretizzare questa divergenza e quindi è il momento di prestare la massima attenzione. In effetti, guardate, il mercato poi proprio
una volta completata la divergenza, confermata la divergenza che avviene nel momento in cui la media, in questo caso rossa, va a intersecare verso l'alto il vero e proprio stocastico, che è questa linea verde che vedete, mentre quella rossa è una media costruita sullo stocastico, ecco, nel momento in cui questa media viene a incrociare verso l'alto lo stocastico stesso, la linea dello stocastico, ecco che la divergenza viene a concretizzarsi, ad attivarsi. E in effetti, ragazzi, guardate che bello spunto rialzista avremmo potuto prendere, sulla scorta ovviamente di altre indicazioni tecniche, ma guardate come effettivamente il mercato abbia veramente preso una strada contraria a quello che stava facendo, quindi divergenza di inversione rialzista. Andiamo a cercarne altre sul mercato. Ragazzi, guardiamo ad esempio questo movimento. Vedete i prezzi che fanno dei minimi di volta in volta decrescenti. Questo prezzo, questo minimo del mercato è a un livello più basso di questo minimo. Ciò tuttavia l'oscillatore cosa fa? Lo stocastico cosa fa? Va a formare dei minimi superiori. Eccolo, mettiamo qua, vedete i minimi decrescenti sui prezzi, ma osserviamo i minimi crescenti sull'indicatore. Ancora una volta, l'incrocio della media sullo stocastico stesso va a confermare la divergenza in atto e quindi la potenziale inversione del movimento in atto. Ripeto, le divergenze ci stanno proprio ad indicare, ehi, attenzione, perché quello che sta succedendo potrebbe cambiare. E quindi se siamo in un movimento ribassista, possiamo attenderci un movimento rialzista. Non sappiamo né se né quanto potrebbe durare, ma le divergenze stanno proprio ad indicare questo movimento. Benissimo, andiamo a vederne un'altra. Sempre sul time frame giornaliero, ancora prendiamo spunto dei grafici che ho preparato sulla piattaforma questa mattina. Eccolo qua. Vedete anche in questo caso, ragazzi, seguiamo il prezzo. Vedete che il prezzo, in maniera classica, l'oscillatore segue praticamente il prezzo. Il prezzo fa un nuovo massimo, una zona di massimi, ed ecco che l'oscillatore fa dei massimi. Il prezzo poi forma un minimo. Lo stocastico forma un minimo, questa è un'azione classica del prezzo. Poi il mercato fa un nuovo massimo, l'oscillatore fa un nuovo massimo, ma attenzione a quello che succede qui, ragazzi. Il mercato va a fare un minimo inferiore al precedente, in questo caso esatto, continua a fare quello che fa il mercato, vedete che continua a seguire il mercato, è qui che arriva la divergenza, laddove a minimi decrescenti sul prezzo corrispondono invece minimi crescenti sull'oscillatore. E ancora una volta, guardate che bella indicazione ci avrebbe dato questo modo di osservare questo stocastico, questo modo di utilizzo, laddove le divergenze sono, come diceva Pasquini, come diceva Giulio, quasi una sorta di anticipatore, di previsione, anche se è una parola che detestiamo alla Sapienza finanziaria, di quello che poi potrebbe succedere. Quindi, ripeto, il primo caso di divergenza di inversione rialzista. I prezzi che fanno dei minimi decrescenti, vedete qua, ma lo stocastico che fa dei minimi crescenti. È una classica divergenza, cioè ci dice il mercato ha qualcosa di diverso dai prezzi, attenzione, qualcosa potrebbe cambiare. E quindi vedete che ogni volta, in effetti, il mercato poi ha invertito la sua direzione. E questa era la prima divergenza di inversione rialzista. C'è una divergenza di inversione ribassista, ovviamente. L'andiamo a prendere ancora sui grafici della piattaforma preparati questa mattina, questa volta andiamo a vedere l'Australia dollaro sul time frame sempre giornaliero. Eccolo qua, ragazzi, Australia dollaro, time frame giornaliero, andiamo a costruire queste divergenze. Partiamo dalla sinistra del grafico.
Se prima abbiamo visto delle divergenze di inversione rialzista, questa volta andiamo a cercare quelle ribassiste, ovvero quando questo modo di utilizzare l'oscillatore stocastico ci può dare delle buone indicazioni prima che qualcosa possa realmente accadere. E andiamo a vedere cosa accade. Guardate ad esempio, ragazzi, questo massimo e questo massimo che fa il mercato. Siamo su un time frame giornaliero. Vedete che anche se di poco, questi massimi sono uno superiore al precedente. Questa zona di massimi è una zona di massimi superiore a questa. Ma guardate cosa fa lo stocastico. Osservate cosa fa, come si muove l'oscillatore. In corrispondenza, ragazzi, dei massimi crescenti sui prezzi, vedete? In corrispondenza dei massimi crescenti sui prezzi, l'oscillatore mi va a creare dei massimi inferiori ai precedenti, offrendoci quindi l'indicazione di una potenziale divergenza e quindi di inversione del potenziale movimento. Ancora una volta l'oscillatore ci dice: ehi, attenzione che tu arrivi da un rialzo, eccolo qua, attenzione che tu arrivi da un rialzo, ma questo rialzo potrebbe avere i giorni contati perché c'è una divergenza di movimento, di azione tra i prezzi e l'oscillatore. E ancora una volta guardate che bella indicazione questo utilizzo dello stocastico ci avrebbe dato. In effetti poi il prezzo cosa fa? Comincia a scendere, rispetta la divergenza, e questa è una divergenza di inversione ribassista, contraria alla precedente, quindi massimi crescenti sui prezzi, ma i massimi decrescenti sull'oscillatore. Divergenza di inversione ribassista. Massimi di volta in volta crescenti sui prezzi, massimi decrescenti sull'oscillatore. Ed ecco qui formato un classico esempio di divergenza di inversione ribassista. Sempre su questo time frame, andiamo a vedere ancora una volta, prendendo spunto il grafico estratto questa mattina dal grafico della piattaforma di AFX, guardate questo bel movimento, ragazzi, di massimi crescenti. Converrete con me che il prezzo sta facendo una serie di massimi a un livello di prezzo di volta in volta crescente, superiore. Vedete che questo massimo si è fermato a 1,0197, questo massimo si è formato a 1,0306, questo massimo a 1,0415, quindi immagino che se siete qui avrete già riconosciuto questo, avrete già quindi la capacità di leggere questo grafico, i massimi decrescenti sui prezzi, ma attenzione ragazzi, cosa fa l'oscillatore? Ci va ad indicare dei massimi decrescenti. Se noi infatti tracciassimo una trend line, una linea a supporto dell'azione del prezzo, vediamo che il mercato, l'oscillatore, scusate, a fronte di eclatanti ed evidenti nuovi massimi sui prezzi crescenti, ancora una volta va a formare dei massimi decrescenti sullo stocastico. Divergenza di inversione ribassista, ci dice attenzione ragazzi, perché il movimento in atto potrebbe avere i giorni contati. In effetti vedete cosa succede, arriva il certo punto in cui veramente il mercato inverte. Attenzione a non prendere le divergenze come un segnale d'entrata sul mercato. Le divergenze, così come tutti, a nostro avviso, la sapienza finanziaria, l'utilizzo degli indicatori va a confermare o a negare quello che noi andiamo ad analizzare, a identificare, a leggere sul grafico dei prezzi, e mai, ragazzi, il contrario. Esperienze disastrose attendono coloro che prima osservano l'azione del prezzo sull'oscillatore e poi vanno a vedere l'azione dei prezzi sul mercato. È esatto il contrario quello che si fa, quindi solo come conferma, è un'indicazione in più. Attenzione che i prezzi salgono, ma
la divergenza di inversione ribassista ci dice accensione, attenzione, il potenziale rialzo, il rialzo potrebbe avere i giorni contati. In effetti, guardate, a un certo punto parte l'inversione del movimento. Quindi, divergenza, che sia ben chiaro questo concetto, divergenza di inversione ribassista si ottiene con i massimi dei prezzi che salgono, crescenti, ma abbiamo dei massimi decrescenti sull'oscillatore. E queste sono le due divergenze di inversione. Quindi divergenza di inversione rialzista, divergenza di inversione ribassista. Giulio, oppure il moderatore, per rompere la monotonia della mia voce, volete provare a dire qualcosa nel frattempo? Vi chiedo? Sì, io girerei più che altro la domanda ai partecipanti, se c'è qualcosa che non è chiaro, se si vuole magari provare su altri strumenti le teorie, insomma, viste fino adesso, di utilizzare la chat come sempre per informazioni, se ci sono domande appunto fino ad adesso. Altrimenti direi pure di continuare, sembrava tutto abbastanza chiaro e lineare, no? Per quanto mi okay. riguarda. Perfetto, d'accordo, poi siamo qua ragazzi, per ogni domanda, come dice, mi dice il relatore, siamo proprio qua. Andiamo a vedere ancora, quindi abbiamo visto la divergenza in inversione ribassista, andiamo a vedere la divergenza di continuazione ribassista, ancora una volta andiamo a prendere il grafico, rimaniamo su questo grafico Australia dollaro, ma questa volta andiamo a vederlo sul time frame a 4 ore, abbiamo preparato un po' di grafici per andare proprio a fare questo webinar velocemente, in maniera poi di lasciarci del tempo per andare a vedere se e come in real time ci fossero delle occasioni per sfruttare queste indicazioni. Ebbene, se prima abbiamo parlato ragazzi delle divergenze di inversione rialzista e ribassista, adesso andiamo a prendere in considerazione velocemente le altre due divergenze, le divergenze di continuazione, divergenza di continuazione ribassista e di continuazione rialzista. In pratica ragazzi è una conferma in questo caso, contrariamente a quello di prima. In questo caso la divergenza di continuazione è una conferma del movimento in atto, una potenziale conferma del movimento in atto, e andiamo a vederla immediatamente come si forma sui grafici una divergenza, in questo caso di continuazione ribassista. Vedete questo grafico ragazzi che sta facendo prima i prezzi, massimi e minimi di volta in volta decrescenti. Trend ribassista, ok? Un massimo, un minimo, un massimo, un minimo, un massimo, di volta in volta inferiori ai precedenti. Trend ribassista. Ci chiediamo, immaginiamo di essere a questo punto, portiamo il grafico addirittura come se fossimo proprio lì, in quel momento. Siamo a questo punto, ragazzi. Siamo dentro un trend ribassista, ok? E vediamo che mentre i prezzi fanno dei massimi decrescenti, prendiamo ad esempio questo massimo e questo massimo, guardate il comportamento dell'oscillatore stocastico. L'oscillatore stocastico smette di seguire l'azione del prezzo e quindi di fare ancora una volta un massimo decrescente, ma guardate cosa va a fare, dei massimi crescenti. Provo a spostare un pelino di qua, così vediamo bene, eccolo qua. Massimi decrescenti sui prezzi, li vedete ragazzi? 1 e 1, 2, ma lo stocastico forma dei massimi crescenti. Forma un secondo massimo superiore al precedente, è una divergenza. Di che tipo? Una divergenza di continuazione ribassista. Ci sta dicendo, ok, il trend ha buone probabilità di continuare. Se stiamo prendendo in considerazione l'idea di entrare su questo livello,
perché c'è un engulfing, perché siamo su un livello statico importante. Ad esempio, vedete questo livello statico importante? Ok? Proviamo a tracciare una trend line, a vedere magari se... Molto semplice, è un trading, un'analisi del prezzo molto artigianale, ma come piace a noi, qui la Sapienza Finanziaria, ci piacciono le cose che funzionano, non le cose complicate, e le cose che funzionano, guarda caso, sono quelle semplici che non fa mai nessuno. Signori, una trend line sui minimi crescenti, la rottura della trend line con una prima accelerazione e successivo pullback su un livello statico importante, lo vedete bene qui quest'area di prezzi importante, prezzi, mercato che fa i massimi decrescenti, tema, vediamo se il prezzo continua la discesa. Lo stocastico cosa ci dice? Ma guarda che ci dà una bella conferma dei ribassi, dei potenziali ribassi, offrendoci una divergenza di continuazione ribassista. Massimi dei prezzi che scendono, massimi sull'oscillatore che salgono. Guardate che bella conferma ci avrebbe dato in questo caso questo bellissimo modo di utilizzare lo stocastico in maniera un po' diversa dal canonico. Guardate poi in effetti il mercato che tipo di movimento ha fatto proprio anche in funzione di queste belle confluenze tecniche. Lo ripeto, un bel trend ribassista, ragazzi. La rottura di una trend line di controllo dei minimi, quindi l'accelerazione ribassista, il successivo pullback proprio sulla stessa trend line e su un livello statico importante, Gianmauro Belotti a questo punto si sarebbe chiesto, ok, tema della giornata, vediamo se il prezzo continua nella discesa, oppure tema della settimana, visto che siamo su un grafico a 4 ore, vediamo se il prezzo continua. Quale conferma potrei avere? Lo stocastico mi sta dicendo divergenza di con ribassista, mi sta confermando che i ribassi potrebbero essere assolutamente molto più probabili che, niente, che non altro, proprio perché c'è questa divergenza di continuazione ribassista. Davvero molto molto interessante, e ogni volta io quasi mi emoziono a vedere queste cose, la lasciamo tracciata così, come veramente il mercato rispetti queste divergenze. E questa è una divergenza di continuazione ribassista. Andiamo a prendere ancora un esempio di, invece in questo caso, di continuazione rialzista, in maniera tale che velocemente andiamo a prendere tutte e quattro le divergenze e poi passiamo in real time se abbiamo un attimino di tempo. Prima per capire cosa sono queste divergenze. Guardate ragazzi, prendete spunto da questi minimi crescenti, ad esempio. Andiamo a vedere, in questo ultimo quarto caso, un potenziale utilizzo dell'oscillatore che attraverso una divergenza di continuazione rialzista, andiamo a vedere quali sono i presupposti perché questa si realizzi, ci dà delle belle indicazioni di potenziale continuazione del movimento in atto. Lo ripeto ragazzi, siamo in un trend rialzista, credo converrete tutti con me che siamo dentro un trend rialzista, massimi e minimi sui prezzi crescenti, ci chiediamo, immaginiamo di essere qua, ci chiediamo, ma questo trend potrebbe continuare o non potrebbe continuare? Quali conferme potrei avere che questo movimento rialzista dei prezzi potrebbe effettivamente continuare? Ebbene, ancora una volta, le divergenze, in questo caso di continuazione rialzista, ci dà una mano. Come si configura la divergenza di continuazione rialzista? Si configura con, contrariamente a prima, dei minimi di volta in volta crescenti. Vedete che questo minimo è inferiore al precedente, questo minimo è inferiore al precedente, immaginiamo di essere, o ancora meglio prendiamo questo, vedete questi due minimi, questi eclatanti, lasciamo perdere questi un pochino più piccoli, ma
questo bel minimo e questo bel minimo sono uno superiore all'altro, ma guardate ancora una volta l'oscillatore. Guardate ancora una volta lo stocastico, cosa ci dice? Minimi crescenti sui prezzi, ma minimi decrescenti sullo stocastico, sull'oscillatore. Divergenza di continuazione rialzista. Il mercato ci dice, il mercato ci sta dicendo, ok, anzi scusate, l'oscillatore ci dice, ok, ti confermo che secondo me questo movimento potrebbe continuare. E quindi se siete qua e vi state chiedendo entro o non entro su questo minimo, entro o non entro, allora magari potreste avere delle buone indicazioni tecniche, proviamo a costruirle ancora una volta. Beh, mi viene in mente questa bella rottura ribassista di questa zona di minimi, di questa zona supportiva, la mettiamo qui. Vedete ragazzi, questa, tutta questa zona di supporti che viene rotta al ribasso, ma poi c'è questa bella ripenetrazione al rialzo di questa zona supportiva, magari tracciamo una trend line proprio sui minimi e vedere se potrebbero esserci degli elementi a supporto di potenziali indicazioni rialziste. Ebbene, vedete che il prezzo arriva dopo la rottura ribassista di questa zona supportiva a rientrare sopra la stessa, una bella confluenza tecnica, potremmo andare a cercarne altre, ma ci limitiamo a questa, proviamo a tracciare delle trend line così, guardate questo bel movimento ragazzi, questa bella trend line che viene prima rotta, pullbackata, insomma ce n'è più che a sufficienza, anche questo bel livello statico, è una passione lavorare sui grafici così in maniera molto come diciamo noi, molto artigianale ma molto efficace, e quindi una bella confluenza tecnica che ci dice area importante, entriamo o non entriamo, long o non long, cosa dice lo stocastico? Divergenza di continuazione rialzista, minimi dei prezzi crescenti, minimi dei prezzi sullo stocastico decrescenti. Conferma di continuazione del movimento e in effetti poi il mercato ancora una volta ci dà ragione. Avremmo avuto una bellissima conferma che effettivamente il movimento rialzista avrebbe potuto continuare. Quindi molto brevemente ricapitolando ve lo dico, poi tanto rimane registrato negli archivi di FX Capital come webinar, quindi avrete la possibilità di andarvelo a risentire più e più volte. Ripeto brevemente le quattro divergenze che a noi piace osservare: una divergenza di inversione rialzista, che l'abbiamo quando il mercato fa dei minimi decrescenti, come in questo caso, ma lo stocastico fa dei minimi crescenti, ecco qua, che il mercato, l'oscillatore ci sta quasi anticipando il potenziale inversione del prezzo che avviene, quindi divergenza di inversione rialzista, minimi decrescenti sui prezzi, minimi crescenti sull'oscillatore, divergenza di inversione ribassista, massimi crescenti sui prezzi, massimi decrescenti sull'oscillatore, ancora una volta lo stiamo andando a vedere adesso senza alcuna preparazione, massimi crescenti sul prezzo, massimi decrescenti sull'oscillatore, avviene la potenziale inversione, divergenza di inversione ribassista, terza divergenza, divergenza di continuazione ribassista, che si configura con i massimi decrescenti sui prezzi, ma i massimi crescenti sull'oscillatore, vedete ragazzi, massimi decrescenti sui prezzi, massimi crescenti sull'oscillatore. E infine ultima divergenza, divergenza di continuazione rialzista, laddove abbiamo i minimi crescenti sui prezzi, ma abbiamo per converso
l'oscillatore che ci forma dei minimi decrescenti proprio sullo stesso strumento. E quindi ecco ragazzi le quattro divergenze che ci piace andare ad osservare. Per inciso, sono molto più potenti, danno indicazioni molto più interessanti e molto più affidabili le divergenze di continuazione, sappiatelo, ripeto, le divergenze di continuazione piuttosto che le divergenze di inversione sono molto più forti, danno segnali molto più evidenti. E questo è quanto. Vogliamo aggiungere qualcosa, Giulio, oppure andiamo direttamente in real time, decidete voi. Intanto elimino un po' di roba. Penso che si sia visto bene come l'effetto sia potente, no? Delle divergenze. Io all'inizio ho detto quasi predittivo e tu hai giustamente sottolineato come il termine previsione non appartiene al trading, secondo noi non appartiene quasi a nulla, diciamo. Però talmente è potente e stupefacente l'effetto delle divergenze, se ben utilizzate, per individuare anche degli esatti punti di inversione del mercato, che non si può commettere l'errore di non utilizzarle, non si può commettere l'errore di utilizzare gli indicatori soltanto per quello che è la loro funzione classica, è appunto quella di, come dicevo all'inizio, identificare zone di ipercomprato e ipervenduto e nient'altro. Poi questo delle divergenze è un principio del trading. Ok, questo è un principio del trading. Stasera non abbiamo visto tecniche miracolose, non abbiamo visto strategie già preconfezionate, semplicemente perché questo non è il nostro modo di operare. Potrebbe sembrare controtendenza, e lo è forse, ma a noi piace trattare dei principi del trading. Ovviamente in un'ora vedere tutto quello che c'è da vedere non è nemmeno possibile, bisognerebbe passare molte ore sui grafici, così come facciamo ad esempio con i nostri studenti, ma sempre trattando di principi. Poi è il trader che si costruisce una strategia per lui efficace, per lui vincente e buona per la sua persona e per il suo modo di fare trading, ma conoscendo i principi e non dando delle regole preconfezionate, delle strategie già pronte. Questo è sempre bene sottolinearlo perché è il nostro modo di operare, proprio il modo di operare della sapienza finanziaria riguardo al trading. Possiamo andare a vedere direttamente in real time ora, Gianmauro, se c'è qualche opportunità. Infatti, Giulio, infatti questa mattina... Perdonatemi, c'erano alcune domande. Chiedevano se era appunto possibile vedere un esempio su real time con time frame 5 minuti e chiedevano appunto poi anche appunto su se su time frame minori le divergenze fossero rimanessero effettivamente affidabili, ecco, in questo senso. Perfetto. Giusto. Ok, assolutamente. Rispondi tu, Giulio? No, dicevo, ottima domanda, ottima osservazione, sì. Assolutamente, assolutamente. E allora la risposta è certamente affermativa, le divergenze vanno bene su qualunque time frame, tanto quelle di inversione quanto quelle di continuazione. L'analisi tecnica, lo sappiamo, la possiamo applicare su qualunque time frame e al di là dell'affidabilità dei segnali, perché ovviamente un time frame superiore ci dà un'affidabilità di segnali, taglia un po' il rumore rispetto ai time frame inferiori, ma quello che è l'analisi del contesto è esattamente la stessa rispetto ai time frame superiori. Quindi, per rispondere, certamente sì, le divergenze hanno la stessa funzione tanto sui time frame superiori quanto sui time frame inferiori. Stiamo provando ad andare a girare un po' sui grafici per andare a vedere qualche divergenza vediamo qui. Per l'amico che ce l'ha chiesto, andiamo a vedere, ok, sui 5 minuti, qualcosa che mi viene in mente, andiamo sull'euro a vedere, ecco qua ragazzi, proprio adesso, questa è la giornata di oggi, compresa tra questi due separatori, vedete, questa è l'azione del prezzo di euro-dollaro, una giornata estremamente competitiva
per chi di voi, se come noi fa del trading reale, è una giornata estremamente competitiva. Guardate che tipo di giornata, ragazzi, con dei movimenti bidirezionali davvero, davvero eclatanti, quindi una giornata difficile da tradare, una giornata che tra l'altro ci ha dato comunque delle buone soddisfazioni. E per rispondere all'amico, ancora sui 5 minuti, guardate proprio all'interno di questa giornata e quindi proprio adesso, mentre eravamo quasi in sessione, qua insieme a voi, guardate come si è formata questa bella divergenza euro-dollaro time frame 5 minuti, con i prezzi che formano, attenzione, formano dei massimi di volta in volta crescenti, lo vedete? Questo è un micro trend, massimo e minimo, massimi e minimi, una zona di massimo, una zona di minimi superiore, quindi un trend rialzista, ma l'oscillatore stocastico ci sta facendo vedere una divergenza rispetto ai prezzi, ovvero l'oscillatore non segue l'azione del prezzo, divergenza. Divergenza di che tipo? Divergenza di inversione ribassista, massimi dei prezzi crescenti, massimi dei prezzi decrescenti. Se siamo qui, ragazzi, e ci viene voglia di andare long, perché abbiamo una tecnica, una strategia che ci dice vai, entra lungo, compra, attenzione, perché se fossimo stati qui, l'oscillatore, lo stocastico, ci avrebbe detto attenzione ad andare lungo, perché c'è una divergenza di inversione ribassista. Attenzione, ecco quindi dimostrato come ancora una volta queste divergenze anche sui time frame inferiori su 5 minuti avrebbero potuto darci delle belle indicazioni. Va da sé che poi nel piccolo possiamo osservare che si è formato anche una sorta di doppio massimo sempre su questo time frame a 5 minuti e quindi ancora una volta, ragazzi, vi esorto a non utilizzare solo le divergenze per fare trading, ma di farne un compendio a conferma di quello che vedete sui prezzi, non il contrario, e quindi potevamo osservare che eravamo in formazione su un doppio massimo confermato dalla rottura della neckline, eravamo su un livello statico importante, lo vedete qua in verdognolo, e quindi tecnicamente avevamo il prezzo su un livello assai importante, time frame a 5 minuti, e in più, ragazzi, avevamo proprio la divergenza di inversione ribassista che proprio a questo secondo test, e perché no, magari anche già su questa shooting star da manuale, proprio sul secondo test, questo che qualcuno chiama Pinocchio, questa candelina qui, ecco che avremmo veramente potuto, la montiamo così, un colore un po' stranino, però era solo per rendere l'idea. Eccola qua, vedete questa shooting star? Eccola qua, ragazzi. Non si vede quasi niente perché è blu. Ok, sono duro in queste cose, ma voglio che riusciamo a capirci. Ci piacciono le cose in cui alla fine si capisce veramente qualcosa, a costo di impiegarci un minuto in più. Quindi, ragazzi, ancora una volta, livello tecnico importante, probabilmente c'erano anche altre indicazioni, ma ci fermiamo a questo, livello tecnico importante di resistenza, un potenziale doppio massimo successivo a un doppio test dello stesso livello, shooting sul 5 minuti, bellissima, divergenza di inversione ribassista, e quindi ecco confermata per l'amico che le divergenze funzionano anche sui time frame inferiori. Va da sé che poi, ragazzi, ognuno decide la propria entrata, non in funzione, ancora una volta lo ripeto, sulle divergenze, ma ancora una volta, perché no, tracciare una bella trend line, andare a valutare se e come il mercato rompe poi i supporti, eccetera, eccetera, ma la divergenza era qui a confermarci questa potenziale iniziale discesa. Una cosa importante vi voglio dire, ragazzi, sulle divergenze, che immagino, credo potrà esservi utile, attenzione,
una divergenza, tanto di continuazione quanto di inversione, eccetera, eccetera, è attiva, rimane valida, fino a quando, e quindi le sue indicazioni rimangono ancora buone per l'azione del prezzo, una divergenza rimane attiva fino a quando le medie, la media dello stocastico non va a crociare la media, anzi scusate, lo stocastico stesso. Vedete che da quando si è formata la divergenza, quindi sui massimi crescenti, sui prezzi, e i massimi decrescenti sull'oscillatore, e quindi ci aveva indicato la divergenza di inversione ribassista, vedete che fino a quando la media dello stocastico non va ad intersecare, ad incrociare lo stocastico stesso, ecco che la divergenza ci dice è ancora attiva e quindi ci sono ancora spazi di movimento per potenziali ribassi. Le probabilità che il movimento possa continuare sono maggiori che in effetti possano invertire, quindi riprendere la via di rialzi. Guardate anche qui, ragazzi, sempre per rispondere all'amico in chat, guardate questi minimi decrescenti, guardate, time frame a 5 minuti, real time, adesso, una sorta di minimi decrescenti sui prezzi, guardate l'oscillatore, anche se non è una divergenza così eclatante, attenzione, come in questo caso, laddove abbiamo proprio dei bei picchi e delle belle valli, come le chiamano alcuni, in questo caso non è così netta, ma guardate l'oscillatore come si muove veramente in maniera difforme, in maniera divergente dai prezzi. In questo caso, adesso mi insegnerete voi, minimi decrescenti sui prezzi, minimi crescenti sull'oscillatore. Attenzione giovani, perché qua il prezzo potrebbe invertire. Guardate in effetti cosa ha fatto il mercato. Rialzo. Gian. Vai. Benché sia un segnale davvero quasi primitivo, direi, bisognerebbe trovarne degli altri e costruire una strategia intorno a questo segnale, però se guardiamo il prezzo dove si trova adesso e guardiamo il minimo corrispondente sullo stocastico e poi il precedente minimo sullo stocastico, vediamo che lì il prezzo corrispondente era un minimo più basso, mentre attualmente lo stocastico sta scendendo formando quindi dei minimi decrescenti, anche nel minimo di mezzo tra i due che hai segnato. Quindi questo che cosa vuol dire? Che anche là c'è una divergenza, però essendo che è proprio il prezzo si sta formando in questo momento, bisognerebbe vedere tante altre cose, però correggimi se vedi altro, però la divergenza c'è, quindi come stai segnando potrebbe indicare una ripresa della forza del mercato nelle prossime candele, ma soprattutto nelle prossime ore, visto che ora è quasi l'orario di chiusura del mercato. Quasi. Infatti ragazzi, Giulio diceva proprio questo, vedete questo minimo del mercato, massimi e minimi crescenti, e questa potenziale formazione di nuovo minimo, potenziale formazione di nuovo minimo, se si fermasse così il prezzo, avremmo un minimo superiore al precedente, lo vedete? Minimo superiore al precedente, ma per converso avremmo questa divergenza con l'oscillatore che invece va a fare un minimo inferiore al precedente e quindi confermando ancora una volta una potenziale divergenza di continuazione rialzista. È come se il mercato ci dicesse, ok, se qui mi formi un minimo e questo minimo è superiore a questo, nel momento in cui la media mobile qui dell'oscillatore dovesse andare ad intersecare, ad incrociare con l'oscillatore stesso, con lo stocastico stesso, ecco che avremo la conferma della potenziale continuazione del movimento in atto. E quindi ancora una volta davvero la prova provata che le divergenze è uno strumento che veramente vale la pena di studiarle e andarsene a vedere sui grafici. Ok, altre domande, signori? Ragazzi?
andiamo a vedere magari su qualche altro time frame. Sì, sostanzialmente chiedo come si chiama sulla 24 l'indicatore che sta usando e se ulteriore conferma può venire anche dalla divergenza dei volumi, sostanzialmente, anche se sui volumi, sul valutario, sono sempre difficili da valutare effettivamente. Scusate il gioco di parole. Mm-hmm. Ok, sì. Certamente. Allora, la prima domanda era come si chiamava l'indicatore? Se ho sì, capito esatto. Bene? Sì, sì, sì. L'indicatore è lo stocastico. Lo stocastico, ragazzi, lo montiamo andando sulla lista degli indicatori. Personalizza. E andiamo a cercarlo tra tutti gli indicatori presenti nella piattaforma. Stocastico. Ne montiamo un altro così lo vediamo. Quindi lo ripeto, ragazzi. L'indicatore si chiama stocastico, è un oscillatore, eh? Oscillatore proprio perché oscilla tra due livelli di prezzo, tra due livelli, 0 e 100. Per montarlo andiamo sull'icona qui in alto, lo troviamo in personalizza, vedete che vanno in ordine alfabetico, stocastico, ci clicchiamo sopra, andiamo a settare il periodo, e quindi i vari valori che noi intendiamo dare a questo oscillatore, vedete che di default da 5 di stocastico, 5 che è il numero delle candele, quindi in questo caso saremmo su un time frame a 5 minuti, prende a riferimento le ultime 5 candele, non stiamo a raccontare la rava e la fava, se no facciamo notte, non è neanche importante come vengono costruite queste due medie, ok? Andiamo quindi a settare, io vi propongo, noi della Sapienza Finanziaria vi proponiamo di andare a provare questo tipo di settaggio, 10, DK lasciamo 3 e laddove c'è il slowing andiamo a settarlo con 6. Anche se poi ogni cross e ogni time frame può avere il suo settaggio migliore. Esattamente, esattamente. Andremo poi a montare i vari livelli, quindi dopo essere passati dai valori di input andiamo sui livelli, aggiungi, andiamo a inserire i due livelli soglia di ipercomprato e ipervenduto, che in questo caso con le divergenze non ci danno alcun aiuto, potrebbero darcelo invece in altre occasioni, magari potremmo andare a vedere, ma non so se sia il caso, quindi aggiungi 80, clicchiamo due volte 20, i colori li fate come volete voi, eccetera, eccetera, clicchiamo, confermiamo questi dati ed ecco né più né meno l'oscillatore che ho montato io sul grafico per questo seminario. Quindi indicatori, stocastico, 1036, vi propongo di iniziare da qui per andare a vederlo perché la nostra esperienza ci ha dimostrato che è un buon settaggio e dà delle buone indicazioni, e quindi è un oscillatore che vi trovate qui, l'oscillatore si chiama stocastico. L'altra domanda, non la ricordo, qual era l'altra domanda? L'altra domanda sostanzialmente era se era possibile avere un'ulteriore conferma anche della divergenza dei volumi, anche se come dicevo è un po' difficile insomma avere dei valori certi sui volumi forex. Esatto, come dice lei, i volumi sul Forex, ragazzi, non esistono, esistono sui futures, su molti altri strumenti finanziari, ma non esistono sul Forex e quindi non mi è mai capitato di andare a fare degli studi particolari incrociati tra stocastico e volumi. C'è uno strumento che dato di poter lavorare con i volumi sul Forex, che in verità non sono veri e propri volumi, ma attraverso la rappresentazione del tempo ci dà una buona mappa di dove i grandi hanno lavorato, ed è il Market Profile. Non è il tema di questa serata, è uno strumento che noi dalla Sapienza Finanziaria utilizziamo quotidianamente per il nostro trading, ed è quello che rappresenta un po' per il Forex il discorso dei volumi. Quindi la risposta è no, non ho mai approfondito lo studio, anche perché non è possibile
studiare lo stocastico sui volumi, proprio perché nel Forex, visto che è la materia che noi trattiamo per la maggiore, non ci sono. Però i volumi possono dare su altri mercati indicazioni di divergenza. Esempio, così come se abbiamo visto con lo stocastico, se ci fossero massimi crescenti nel prezzo, ma massimi decrescenti nei volumi, parliamo di mercati che non sono in Forex, allora anche in quel caso potrebbe esserci un'indicazione, anzi c'è un'indicazione di divergenza, perché il volume decrescente corrispondente ad un massimo invece crescente, quindi forza nel prezzo e debolezza nei volumi, divergenza in questo senso, darebbe un segnale di ribasso imminente, però dovremmo trovarci su un mercato appunto che non è il Forex. Esempio, quindi, come abbiamo detto, i future, cioè su un future, sul future di un indice azionario, ad esempio, questa divergenza nei volumi che in quel mercato si possono calcolare bene, allora l'indicazione sarebbe valida, così come abbiamo studiato stasera. Esattamente. Bene. Se non ci sono altre domande, stavo osservando, ragazzi, questa potenziale formazione di divergenza sull'USDCAD, sull'UNEI, time frame giornaliero. Guardate come il mercato in realtà stia facendo dei massimi crescenti. Vedete, questo massimo è inferiore a questo potenziale zona di massimi, anzi potenziale no, perché lo è già in effetti. Vedete che abbiamo una linea obliqua, ma abbiamo probabilmente una probabile formazione di una divergenza, laddove il mercato, l'oscillatore, potrebbe formare invece, laddove queste candele successive potrebbero essere di tipo ribassista, potrebbe portare la media dello stocastico a incrociare lo stocastico stesso e quindi a formare una divergenza di che tipo, ragazzi? Divergenza di inversione ribassista, e quindi dirci attenzione che questo movimento rialzista in atto potrebbe avere i giorni contati, visto che siamo su un time frame daily, attenzione che questo movimento rialzista su USDCAD potrebbe avere i momenti, i giorni contati, perché ti sto facendo vedere una potenziale divergenza. Lo stiamo solo immaginando, perché non possiamo prevedere cosa succederà, ma tecnicamente stiamo osservando che il mercato è andato a lavorare bene su questo livello statico. Vedete che non è riuscito a superarlo con delle lunghe scode, lunghe spike. Guardate questa spinning top sulle 4 ore. Tutta una serie di cose, ragazzi. Questo livello sembrerebbe dunque tenere, anche solo con questa indicazione, se ne potrebbero fare molte altre ovviamente, ma per quanto riguarda le divergenze, ci stiamo proprio osservando che, attenzione, USDCAD 4 è giornaliero, massimi crescenti sui prezzi, potenziale formazione di una divergenza di inversione ribassista con i massimi decrescenti sullo stocastico, ancora una volta in real time. Ok. Perfetto, quindi nel momento in cui le due medie dello stocastico incrociano, si viene a confermare la divergenza, esattamente, si viene a confermare la divergenza di inversione con massimi crescenti sui prezzi, ma massimi decrescenti sull'oscillatore, quindi potenziale ribassi dei prezzi. Questo potrebbe poi essere un doppio massimo, a guardarlo, la linea del collo, la neckline, eccetera, eccetera, eccetera. Monitoreremo. Bene. Monitoreremo assolutamente. Perfetto, Pietro, dici tu se ci sono altre domande. No, non sembrano esserci altre domande, non per il momento. A questo punto, se non c'è altro, direi di passare alle conclusioni, sostanzialmente. Vediamo se ci sia ancora qualche domanda, ma sembrerebbero essersi esaurite. Non so se volete aggiungere quant'altro, no, come dicevo, passerei alle conclusioni. La parola a Pasquini per me. Ah, guarda, abbiamo
visto degli esempi interessanti e penso che vederne altri sarebbe una ripetizione. Possiamo, vista l'ora, passare tranquillamente alle conclusioni, se vuoi, Pietro. Perfetto, benissimo. Allora io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Gianmauro Belotti e Giulio Pasquini di Sapienza Finanziaria per il loro supporto, per la lezione, un'ottima lezione questa sera, ricordo il loro sito sapienzafinanziaria.com. Invito tutti i partecipanti a contattarmi se, insomma, per informazioni, questioni, se si hanno ulteriori domande su quanto visto questa serata. Ricordo comunque i canali via mail a info@fxcapital.it, via telefono al numero verde disponibile 24/24 200 9904 e via chat, anche quella disponibile 24/24 sul nostro sito fxcapital.it. Ripeto, ringrazio tutti per la partecipazione e un ringraziamento speciale a Gianmauro Belotti e Giulio Pasquini di Sapienza Finanziaria. Grazie a voi. Grazie a voi, alla prossima. A tutta FX Capital, grazie mille e grazie ai partecipanti. Alla prossima, allora.